questo adesso aspettiamo il 7 settembre quando il Collegio di Garanzia dello Sport si riunisce, noi siamo rispettosi di quello che dirà il Collegio di Garanzia, voi sapete la Cassazione dello Sport, per cui arriviamo all'ultimo livello di giustizia sportiva, la rispetteremo, quello che dirà il Collegio di Garanzia lo attueremo, rivedremo anche quello che dobbiamo rivedere secondo quello che ci verrà indicato e lo faremo senza né dispiacere né senza dolore, lo faremo perché dobbiamo rispettare le leggi, però tutti dobbiamo rispettare le leggi, nel senso di cercare. C'è la concreta possibilità di una via 22 a Ma adesso aspettiamo il 7 settembre, perché io non voglio dire nulla fin quando non c'è una sentenza. Vede, io ho una caratteristica da sempre, ma in questo mondo del calcio in particolare, non ho mai interferito con la giustizia sportiva, che è la cosa fondamentale. Se ho parlato di giustizia sportiva, ho sempre accettato le sentenze, le ho rispettate, posso averle più o meno condivise al mio interno, nel mio io, però le ho sempre rispettate. E quindi rispetteremo quello che il 7 settembre ci darà, non voglio tirare nessuno per la giacca. E non ho preferenze, per me l'importante è che si faccia un discorso di legalità. Per la giustizia sportiva vorrei aggiungere solo una cosa, così com'è non va bene. La giustizia sportiva deve essere, non parlo delle persone ma parlo della impalcatura, deve essere rapida, deve essere immediata. Noi non possiamo pensare che sentenze ancora quasi alla fine di agosto, a campionati iniziati, ancora siano pendenti. Non è giusto per chi impegna risorse nelle sue attività sportive come società, non è giusto perché la passione degli sportivi va rispettata e quindi io sono convinto che una giustizia più rapida, più efficiente, più immediata e forse anche più attenta, ma qui diventa un po' un'invasione di campo, a dare sentenze che riguardino non il futuro ma il passato è fondamentale. Ha parlato di rito a proposito del calcio, il rito domenicale, ma questo spezzatino le piace? Guardi, purtroppo questo è un discorso che può piacere o non piacere. Chi ha la mia età ed è un romantico che vedeva risultati fuori del bar col tabellone Totocalcio alle 3:30 del pomeriggio non è più ripetibile. D'altronde il mondo va avanti, il mondo corre, molte società vivono anche di questo spezzatino perché soltanto da quelle risorse trovano la maniera di poter andare avanti, specie a livello di Serie B ma anche molte di Serie A minori. E io quindi penso che sia un male necessario che dobbiamo accettare. Non è bello, non è simpatico, l'ideale sarebbe sempre partita che comincia per tutti a quell'ora finisce e forse anche, ma questo è il romanticismo puro, tornare ad un calcio ancora seguito con le radioline, seguito con grande attaccamento. Poi piano piano il progresso, i mezzi a disposizione hanno portato ad una maggiore attenzione del mondo verso il calcio, un arbitro non è più sereno di fare un fischio perché viene divisionato in tutte e mille maniere, ora chiaramente ci sono supporti ulteriori che favoriscono l'assenza di clamorosi errori arbitrali e questo è un bene, però come diceva prima lei uno spezzatino così bene o male comincia ad essere un po' rallentante dell'interesse perché cominciare il venerdì e finire il lunedì sera insomma è abbastanza complesso, molti centri di avviamento al calcio in Italia li stiamo implementando sempre di più e questo è l'aspetto positivo. L'aspetto meno positivo è quello che il calcio ha bisogno di darsi una nuova strutturazione. Sarà compito del Consiglio federale che fra 2 mesi diventerà operativo, 2 mesi o poco meno, diventerà operativo. Dobbiamo ridare un format al calcio italiano differente da quello di adesso. Ho detto prima che tralasciamo un attimo il discorso della Serie A, che è un mondo, se vogliamo, anche un po' a sé stante, a parte, con tante problematiche anche lì, ma è un mondo che deve darsi una riguardatina all'interno, così com'è. E quando parlo di format parlo per numeri di squadre professionistiche, il calcio non resiste, non regge. Vediamo troppe piazze storiche che spariscono dalla mattina alla sera, vediamo troppe penalizzazioni durante il campionato dovuto a difficoltà economiche delle squadre. Dobbiamo riportare, devono riportare il calcio italiano ad un format diverso, più asciutto, ma che possa resistere veramente a tutte le difficoltà che ci sono in questo momento a livello di organizzazione sportiva generale. Il calcio lo deve fare perché è la passione degli italiani, credo che non ci sia un italiano che la domenica o quando la sua squadra ha finito di giocare dopo 1:30, 1:45 non sappia il risultato, quindi vuol dire che c'è dietro un seguito popolare enorme che ha caratteri sociali, caratteri economici, caratteri anche di mentalità e di, diciamo, anche di etica. Quindi tutti questi valori vanno ripresi ripartendo appunto dalla sostenibilità del movimento calcistico, quello non c'è. Per altri aspetti credo che il calcio non abbia grandi difficoltà, la mancata partecipazione a un mondiale come quello sofferto di Mosca e della Russia è stato dovuto come sempre nello sport anche a fatti contingenti. Sì, certamente non avevi strameritato sul campo di andare
in Russia, ma hai avuto anche tanta sfortuna. Un indirizzo nuovo anche. Guardi, questo è un grande problema dello sport italiano, ne parlo con cognizione di causa perché sa che ho ricoperto ruoli anche all'interno della impalcatura generale dello sport. È un problema questo forte perché tanti stranieri in campo vuol dire o sulle panchine o dove le vuole, vuol dire meno spazio per gli italiani. E quindi questo va poi a ripercuotersi sulla squadra nazionale. Devo anche dirle che ci sta una legge, la famosa legge che consente ai giocatori europei la libera circolazione all'interno dell'Europa, lì non puoi far nulla e lì devi accettare quelli che vengono, però c'è una legge sugli extracomunitari che il governo ogni anno impone al CONI un numero fisso, pregando ogni volta, ogni anno di ridurlo per tutto l'aspetto dello sport italiano. Ogni anno il CONI riduce, certo riesce a ridurre con difficoltà, l'importante sarebbe però non dilatare sempre la richiesta che a volte ancora viene e c'è chi a grandi livelli calcistici nazionali dice voglio il tesseramento libero perché io voglio competere magari con le grandi squadre europee e soltanto in quel modo posso. Io sono di idea contraria, riducendo il numero degli extracomunitari potremmo certamente dare più spazio agli italiani, dare più vigore a coloro che si impegnano e sono tanti sul territorio con la cultura dei vivai, che adesso è sempre meno una politica portata avanti, e soprattutto direi è un fatto anche di orgoglio del paese. Io penso che in questa maniera si possa arrivare. Bisogna lasciar perdere quello che fanno altri paesi, dobbiamo stare anche attenti purtroppo a certe regole che sono molto facilmente eludibili altrove, si diventa cittadini di una nazione con grande facilità secondo le leggi di quel paese. Noi abbiamo più difficoltà a far diventare italiani stranieri, ma lo facciamo soltanto quando la legge ce lo consente di farlo, parlo della legge dello Stato.